48 e siamo pronti a riprendere la nostra fantastica avventura con il nostro Drake. Ci troviamo in Siria, stiamo scappando dai nostri nemici che vogliono prendere le nostre informazioni. E adesso vediamo cosa succederà da questo momento in poi, subito con un bel video. Gettate le armi. Eccoli, già Già, catturati. scordatelo. Bene, un bel dilemma. Sembrerebbe uno scontro a matare. Finché non arriverà il resto dei miei uomini. Oh, Aspetteremo. grande Sally. Oh no. Ragazzi. Charlie. Maledizione. Perché gli ha iniettato un chip? Teatro, no? Ora gettate le armi. Ma perché non Carter, vai? sparagli! No! Aspetta. Ehi, fermati. Ok? Succede? No. Guardate sto Capito? pezzo di M, traditore. Sparano, figlio di Carter, puttana. premi il grilletto! Bello. Con piacere. No! Scappate! Grandissimo Carter. Andate alla torre! Via, via! Correte! Niente, un'arma. Ehi, la Madonna. Che è? Che è sta cosa? Che è sta cosa? Ma sì, ah. Ma che cacchio? Adesso parto un porco. Se no scherzavo. Perché devi fare questa minchiata? Dai, rotola, rotola. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Tesoro, che... Ah no, ha sparato. Corri piccolo, corri. Corri piccolo, corri. Sì, ok, quello là. E tu ti attacchi la cippa. Andiamo, Carter! Ce la farà. Ok, che facciamo? Che facciamo? Charlie! Che diavolo. Vedo che non sei andato molto lontano. Dammi. Sparisci. Eccola. Non possiamo fare nulla. Non sparisce, un colpetto. Insopportabile. Oh. Avevo grandi aspettative su di te. Eccola. Questa zitella. Dico sul serio. Avevi del potenziale. Ora. Beh. Le vie del destino sono curiose, non credi? Hai tradito la mia fiducia. E ora ci ritroviamo in questo luogo. Come se tutto fosse già scritto da sempre. È maledetta. Maledetta. Sai, dai, dai. Morto. Morto. No. No. Forza. Via. Charlie. Merda, cazzo. Fermo, stai fermo. Cristo, la gamba. Non la toccare. Ma è rotta. Lo so che è rotta. Ehi, piano, con calma. Aspetta. Con calma, aspetta. Un bacino, un bacetto. Nei, guarda qui. Oh, ma che cazzo. Di qua! Ok, non possiamo restare qui. Lasciami la pistola.
Li ammazzo quei bastardi. Piantala, ti portiamo via da qui. Forza, su. Oh, ullalì, ullalà. Tu coprici. Ok. Via. Come è possibile? Questa ha fatto una caduta di 50 metri. Ho sparato dritto in quel suo orrendo, schifoso gileta. Avete visto? Ha bisogno di un medico. Un medico. E tanto armi non ne ho. Come è possibile? Gli ho sparato dritto in quel suo orrendo. Arrivo così. Granata, ma questo... Andiamocene da qui. Sì, dai. Non ci siamo, non ci siamo. Un'imboscata. Si prendono un'imboscata. Andiamo qui. Attenti. Perché ce l'abbiamo fatta, solo che tesorino, tesoretto. Adesso non c'è un tubo. Thank you.
punti sommossa. Ah, siamo qua all'inizio. Maledetto. Un bel incontro di box. Dobbiamo andare. La porta, forza! Dubito che magicamente sia comparso qualche tesoro, ma... c'è un tubo. Tornate al ponte, ora! Sì. Dai ragazzi, andate avanti, fate gli scudi. Scusa Charlie. Così easy. Attenti, ce n'è altri. Oh, cazzo. A parte che il governo siriano non fa niente. Hai il corpo di guardia. Non mi ricordo come si pigliano le granate. No! Già. Ce n'è altri! No, cazzo! Ora che è preciso. Penso che sia andato.
Guarda te. Andiamo ragazzi, come on. La verità, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Qua. Forza, dobbiamo andarcene. Forza, andiamo, dai, su. Ok, ok. Colma, prendiamo il posto. Oh, sì, sì. Andare nell'occhio. Tutti zitti. Tutti tranquilli. Risparmiate i soldi, non ne vale la pena. Andiamo Sally, su. Andiamo Sally. Andiamo Sally. Seminati forse. Sì, sì, ancora giù il finimondo. Trovo un posto in cui abbandonare il pulmo. Bene. Tu stai bene? Oh, una favola. Stiamo rischiando troppo. Se la caverà. No, intendo in generale. Non ne vale la pena, Nate. Rinuncia per una volta. No, 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 no. Non puoi arrenderti. Se la dai vinta a quei bastardi dopo tutto questo, non te lo perdonerei mai. Sti cazzi. Non parte, Charlie. Non gliela darò mai vinta. Perché fai così? Sempre sicuro di lui stesso. Voglio dimostrare nulla. Voglio denaro. Certo. Qual è il piano, ragazzo? Beh, credo che andrò nello Yemen. Ma ci stai? Certo che sì. Grande Sally. Ok, ma bisogna entrare in fretta, senza problemi. Forse so chi potremmo chiamare. Chi? Ah, no. No, no, no. Se hai altre idee, sono tutte... Ah, la cicetta. Potremmo... No. Ok. Telefona pure. Eccola. Elena Fisher, corrispondente dall'estero. Ehi, Sally. Come stai, piccola? No, scusa, meglio evitare da queste parti. Ah, giusto. Poi potete tenervi per mano. No. Come stai, Elena? Bene, grazie. Ti vedo bene. Allora, prima che io me ne penta, questi permessi vi aiuteranno a passare in molti posti di blocco. Ok, ottimo. Non c'è niente di preoccupante nelle valigie, vero? Certo no. Che no. No, certo, non è così. Ok, ricordatevi, ora siete giornalisti. Cercate di sembrare rispettabili. Pensi di farcela? Più rispettabili di così? Allora che ci fanno quei due reietti come voi? Una semplice ricerca storica. Certo, questo spiega la vostra fretta. Esatto. Nessun tesoro maledetto? No. Nessun demone guerriero? No. Sei il peggiore dei bugiardi. Cosa? Davvero? Dai, non dovremmo... Scammato. L'auto dove la trovo? Oh, è laggiù. Prendo le valigie e vi aspetto.
Nate, lo porti ancora? Sì, è vero. Da queste parti torna utile. Ah, davvero? Seriamente. Non montarti la testa. Vedo che tu porti ancora il tuo. Cosa? Oh, sì. Sei qui per quello, non è vero? Non puoi capire. Finalmente ho le prove. Drake mentì sulla rotta tra le Indie Orientali. 400 anni fa. Lui venne qui. Perché, Nate? Siamo qui per scoprirlo. No, intendo, perché questa ossessione? Sono preoccupata. So badare a me stesso, ok? Io non sto parlando di te. Chi sa lì? Di noi. Andrebbe in capo al mondo per te, Nate. Solo non chiederglielo. Dai, è un colpo basso. E che vorresti dire con questo? Tutto ok? Se potessi lasciarci appena fuori città sarebbe ottimo. Me lo potete scordare. Ora siete sotto la mia responsabilità. Non vi toglierò gli occhi di dosso. Cicetta. Motivi di studio. Ma io non ci credo neanche un poco. Guarda qua, una palma. Tutto transennato. Qua non c'è niente. Cammina su, cammina giù. Dai, andiamo un tesoretto qua all'inizio. Siete proprio cattivi. Facciamo qua un cactus. Un tappeto. Se volete seguire le tracce di Francis Drake, dobbiamo arrivare al quartiere antico. Quindi questa è la zona nuova? Beh, è tutto relativo. La città fu fondata almeno 3000 anni fa. Esagerata. Fai strada. Esagerata. La nostra Elena Fisher. Bene, là. Vedete quella torre laggiù? No, non la vedo. La città antica. Dobbiamo arrivare fino a... Ok, la vedo. Salam. Un panino di salame. Che stasi, no? Rubiamo un tesoretto qua. Che? Una catenina. Un annesso a catenina. E ciondolo. Andiamo, sali, andiamo. Che l'indiano qua, anzi lo yemenita. Ok, adesso comportatevi bene. Sì, mia cara. No, dico davvero. La polizia pattuglia ovunque ed è meglio non destare alcun sospetto. Ricevuto. Che qua per terra. Taglieremo per il mercato. E tagliamo, tagliamo, su, giù, tagliamo, noi andiamo. La torre è sempre laggiù. Mi raccomando ragazzi, niente armi, mi raccomando. Qua, questi due sono fatti, però... cosa ho trovato qua? Un'ancora che è? Una spadina. Tanto si può fare il bagno, se non dice niente. Gli altri guardano. Questi qua, il cannone di ieri era troppa cosa. Anzi, l'arghile. Scusa, Usiamolo giù. Eccolo. Ma questo può buttare giù? Ecco qua. Fa cagare il tuo negozio. Adesso qua? Che fa? Che minchia guardi. Cipolle va bene. Cipolle, ok. Che vende questo pane? Qua che c'è? Non c'è niente. Non si capisce che vende. Police. Okay, a quanto pare hanno bloccato la strada. Ma va, non si riesce a passare. Voi aspettate qui.
tutti uomini e neanche una donna con la burca. Ah sì, sembra che faccia comodo da queste parti. In che senso? Non lo so. Non si passa. Ok, niente da fare. Non lasciano passare nessuno. Ehi, proviamo di qua. Conosco un'altra strada. Che simpatica. Questo che vende? Vestitini. Questi? Simpatici. Molto simpatici. Oh, guarda chi è. Scusa, Sama. Vorrei passare. Non passo. Non passo. Bella moto. Bellissima. Da questo incazzato nero. Con le sottane. Non si passa. Andiamo di qua. Mi sono incazzati. Vabbè. Questa col burka. Sto cercando Gigi il kebabaro. Dov'è? Non ci sta, non ci sta. Ah, di là, di là. Gigi il kebabaro, di là. Gigi il kebabaro. No, un'altra col burka qua. Tranquilla, va. Tappeti. Questa vuole guardare sotto la sottana, non si può. Kebab, formaggio, no, non vendi niente, vabbè. Spezie. Dannazione, è chiuso. Dannazione, è chiuso. Questa vende cimeli di guerra. Asmaheli. Asmaheli, holla. Akbalet, vabbè. Abdusalam. Shukran. Grazie. Salam Levoni, spacchiamo tutto, via via via. Ma sto tranquillo, io ribaldo tutto. Mi fa molto caldo il tuo negozio, molto caldo. Ah, questo mi apre. Abu Salam. Andiamo avanti. Un bellissimo quartiere, ragazzi. Una scala da andare su, sicuro. Qua che vendono. Boh, mamma mia. Sempre queste moto uguali per tutto. Spacchiamo tutto, via. Ottimo, altri poliziotti. Sì, non facciamoci riconoscere. Dovremmo trovare un'altra strada. Cos'è qua? Tesoro, un cactus, una palma. Un anello, nessuno gli frega niente dell'anello. Qua chi è? Giorno stanno nel Pinotto. Torniamo indietro. Lasciami spazio, baby. Io vado su per la scalina, scaletta qua su. Ci deve essere un'altra strada. Hop. Non c'è acqua, però perde grandi quantità qua. Forza, seguitemi. Beviamo un po' d'acqua, rinfreschiamoci. Andiamo su. Andiamo su, anche lei su. Sempre più su. Sempre, sempre più su. La piglia, non c'è niente. Grande alien, sali. Sali, okay, Spectra. Sì, arriviamo. Arriviamo, arriviamo. Ululi, ulula. Non ci trovo niente qua. Non credo che dovremmo stare qui. Forza. Ululi, ulula. Andrà bene. Cerca di non rompere. Andrà super male. Aspetta, possiamo, magari qua. Telefono, c'è niente. Niente. Andiamo sopra. Senza fare casino, tranquilli. Un telefono. Un tesoretto, va. Tutti che perdono le cose. Cosa abbiamo qua? Un bellissimo prezioso. Che è un ciondolo. Che minchia, Non si capisce. Bellissimo panorama, vista cisterne. Qua dove siamo? Nel giardino di Alibaba. Vivono petali. Sì, eccoci. Sì, eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Nella casa degli altri. Un'altra scala. Ululi ulula. Eccoci, arrivati. In Yemen. Bellissima vista dall'alto. Un aereo ora, volo raso terra, quelli sono già flick e flock che stanno arrivando.
Ok, vedi, laggiù. Quegli edifici esistevano da centinaia di anni già all'epoca di Francis Drake. Mamma mia. Buona analisi. Allora, Gilberto sotto. Wey. Gilberto, guardalo. Chi? Gilberto. Il quaderno di Cutter. Cosa? Ehi, aspetta, Charlie, Cutter. Sì, non ho tempo. Sali, ti spiegherà tutto. Aspetta un attimo. Ci vediamo là. Sì, lui scappa. Charlie Cutter, non so che dire. Mi farò perdonare, ti prenderò una borsetta. Ah, c'è qualcosa da pigliare, non c'è niente. Non ci si può arrampicare. Tocca fare un saltino di qua. Poi vado di qua. Facciamo questa bellissima cosa. Olè, olalla. Sono tipo Maior Orfei. Olè, olalla. E chi me la cazza a me? Nene, non piangere, Drake, sono qui. Mamma mia, spettacolare, guardate ragazzi, spettacolare. Logicamente più su di là non posso andare. Di qua. Niente, non si sa mai, c'è qualche tesoretto. Torniamo indietro. Cadiamo giù ancora. Lui tranquillamente apre le porte, non se ne accorge di niente, lui scivola giù. Incredibile, incredibile. Incredibile, ha lasciato anche la porta aperta. È andato in barca questo. È andato in barca, incredibile. Signori, signori, incredibile. Entriamo tranquillamente anche noi. Cucù, cucù, bubusetete. Aspetta che noi chiudiamo la porta, quando siamo andati in barca. Dove ci siamo? In un albergo. No, no, dove cacchio siamo? In una struttura per anziani. Mamma mia. Un destro potentissimo. Avanti. Avanti, Drake. Ora. Siamo vicino di Babar che Babaro. Tocca a fare macchina di non della situazione, dai, su, via, via. Incredibile, incredibile. Guarda, sono gemelli diversi qua, tutti uguali. Incredibile, chi sono gli agenti di Matrix questi? Incredibile, mamma mia, che destra. Battere in silba Spencer, via, hop. Mamma mia che volo. E chi è questo? Ma chi è questo? Ma chi è? Boh, una testata così in amicizia, via. L'altra parte scommettono. Qua a destra o sinistra. Un altro destro sinistro. Caccio rotante, Richard Norris, incredibile. Renegade chi è? Non si sa. L'abbiamo messo a KO. Agente Smith. Un altro agente Smith. Ma chi è? Una pistola. Nate fa tutto solo, ragazzi. Non ho ancora una pistola. È cresciuto. Sono di birre e salsicce. Ha mangiato i fagioli. Forza. Ha buttato giù 25 da solo. Voi guardate. Avete scommesso un po' di soldi. Lui ha preso un po' di cazzate. Tranquillo. Guardate come che nonchalance. Al mercato del pesce. Picciolino, cuscini. Guardi lì. Spacchiamo tutto. Beh. Non si può vedere queste cose, questi oggetti puzzano qua di pesce. Tutto puzza di pesce. Boh. Ui, Gigetti. Ui. Neanche proprio il culo. Ah, allora già corrono via. Ah, Razzini, razzetti. Cosa abbiamo trovato qua? Un bellissimo braccialetto. Trofeo cacciatori di tesori abile, bellissimo. Siamo stati molto bravi. Ora?
tappettino. Un altro tesorino, una collana bellissima, bellissima. Giusto per Moira. Oh. Saltiamo qua. Saltiamo qua. Guarda che bravi che siamo. E qua sopra che trovo? Un altro bellissimo tesoro. L'ho trovato qua. Una collana. Un'altra bellissima collana. Pino Pinetto, non fare il gufetto. Presto, prestissimo. Andiamo giù. Io sbatto di qua, sbatto di là. Tappeti qua. Io sono allergico, avete qualche tappeto allergico? Per cortesia. Che se no qua l'allergia mi porta via. Sì, sì, sì. Corriamo un poco. Chiudi la porta. Grande Sally. Qualcuno può spiegarmi? Chi era quella gente? E cosa c'entra Charlie in tutto questo? Stava lavorando con noi su questo. Aspetta, stava? Non è morto? No, no. Lui e Chloe. Anche Chloe? Sì, ma si sono ritirati. Cutter si è rotto una gamba. Si è rotto una gamba? È fortunato che non si è rotto il collo dopo quel salto. Sta bene. Sì, tra quello e bruciare vivo penso che sarei saltato anch'io. Non sei d'aiuto? Ok, allora dimmi, che cosa stai realmente cercando? Un paio di mutande pulite, grazie. Questo. Vieni qui. Sali, vieni qui. Bene, vieni qui, poi vieni qua. Pare proprio che siamo finiti dritti all'entrata segreta. Ma non mi dire. Nostra ragazza. Beh, non scenderò laggiù senza copertura. Parla a quel mercante di tappeti che c'era prima. No, intendo pistole, armi. Non è esattamente un mercante di tappeti. Oh, capisco. E che? E cerca di stare attento là fuori, ok? Certo. Certo. Nate, okay, davvero avresti potuto dirmi la verità? Quei tizi non sono qui per motivi di studio e nemmeno tu. Non c'entra quella donna, Marlo, vero? No. Ma guarda cos'ho. Alla fine l'ho trovato. Ed è proprio come pensavo. Quello è il suo punto G. Portava a questo. E questo porta a quello. Ha un buco nel pavimento. Beh, una vita stupenda. Un buco ce l'ha. Dai, ammettilo. Tutto questo ti piace quanto piace a me. Sì. No. Facciamolo qui sul pozzo. No, no, ora non più. Davvero? Ok, beh. Ti tiri indietro. Perché non ti tiri indietro? Oh, io? Io? Tirarmi indietro? Divertente. Che ha trovato Sally con la balestra? Fucili? Perché no? Grande Sally. Ma che... Beh, ne aveva solo due. Ottimo. Ok, aiutatemi a spostarlo. Okay. Pronti? Sarà un buco nella. Divertente. Ma nessuno ci ha pensato, ovviamente. Andiamo? Un ingresso segreto a cosa? Cosa c'è laggiù? C'è solo un modo per scoprirlo. Come in alto, così in basso. Aspettavi qualcosa di diverso? Arriva là. Questa musichetta è molto bella, è molto piccina. Non sono armati, io non c'ho niente. Tu tu tu, allila là. Cade giù, perché l'acqua non c'è più. È tranquillo, dai, scendete. Oh, serpente, sonagli, cobra, scorpioni. È solo una cisterna, ragazzo. Sicuro sia il posto giusto? Sì, deve essere. Tra l'altro, che ci faceva Sir Francis in un posto come questo? Ma che pille. Segreta per la regina Elisabetta. Cercava la città perduta di Uba. Già, Atlantide del deserto. Qui? Sotto questa città? No, 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 in mezzo al deserto del Rubalcari. Questo posto ne svela solo la posizione, almeno credo. Guardiamo per terra.
Sapete, questo posto non mi è nuovo. Logico. È stato disegnato da Francis Drake sul retro della mappa. Ma va. Adesso mi tocca guardare, capire che minchia vuole dire. Tesori non ce ne sono. Ecco, vedi? Questi sono gli stessi pilastri. Ok. Francis Drake deve aver preso questi appunti qua giù. Spiega come trovare l'entrata. È piuttosto criptico, ma penso di poterlo decifrare. Sti fori devono essere importanti. Dobbiamo solo trovare quello giusto. E come facciamo a sapere qua? In questa sala ci sono parecchi fori. Beh, ci sarà un altro indizio. Cercate, qualcosa ci sfugge. C'è una specie di leva. Nei, su questa parete è inciso un messaggio. È in enochiano. Deve averla lasciata Drake. Vuoi decifrarla? Ci provo. Che ha scritto? La luna, qua giù. Non resterò qui dentro fino a notte fonda. Mi sa proprio che mi indovinato. Me l'appunterò sulla mappa. Vuoi scarabocchiare una mappa di Drake di 400 anni fa? Beh, ti spiacerebbe? E la luna bussò. Dov'è la luna? Questa non è la luna. Questo neanche. C'è un simbolo tracciato qui sul pavimento. Eccola. Luna. Mi ha sfiorato qualcosa. Non sembra fare nulla. La luna è qui. Non sembra fare nulla. Allora, se la luna è così, forse ci dobbiamo girare. Quindi se mi metto qui... Nessuna idea? Ha segnato tre pilastri, quindi immagino che dovremo tirare le tre leve. Contemporaneamente? Non metterò mai la mano in uno di quei buchi. Dai, forza. Dobbiamo azionare tutti gli interruttori insieme. Ehi, non mi piace, è troppo tardi. Pizzicottino, pizzicottello. Sembra fare nulla. Allora. Cosa stai cercando di capire? Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna. Sole e luna. Aspetta, vogliamo le colonne. Un triangolo sulle colonne. Vediamo se c'è qualche disegnetto sulle colonne. Ti pareva che non c'era niente. Cosa stai cercando di capire? Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna.
Beh, Gigetto, io ci ho provato così. Vediamo se ci sono altri simboli di Luna. No. Mi pare che quello è l'unico segno di Luna. Allora. Cosa stai cercando di capire? Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna? Cercando di capire. Cerco di allineare la mappa con i pilastri della stanza. Mi serve solo il punto giusto. Devo solo trovare il punto giusto. Se ti metti su quel simbolo di luna? Penso che sia questa. Ehi, non infilarcela! Troppo tardi. Ci infilo quello che voglio. Ci sono. Sally, vai a quella colonna. Ok. Elena, pensa a quella sul muro in fondo. Io prendo queste. Ok, ora allungate la mano fino alla leva. Sul serio? Secondo me vanno azionate tutte insieme. Ma metti che ti sbagli. Sono affezionato a questo braccio, Nate. Prendiamo la mano, dai. Fallo e basta. Uno, due, tre. Qual è il problema? Tira la cazzo di leva. Sì, scusa. Uno, due, tre. Sicuro che sia la leva giusta? Ascolta. Un tesoro là sopra. Gli ho detto. Per bacco, ha funzionato. Già. Tesoro là sopra e non ci arrivo mai Ok, più. allora perché tenerlo segreto tutti questi secoli? Drake cosa doveva trovare per Elisabeth? Non ne siamo certi. Un tesoro, credo. Scoprire il tesoro. Perché? Si è incazzato. Questo è ancora più incazzato. Sembra che mi guardi. Sopra giù la porta. Niente, spadina, spadetta. Eccola. Di che morte vuoi morire? Fantastico. Diciamo che vorrei vivere. Diciamo che vorrei trovare la soluzione. Di qua si va su. Passiamo sotto le gambe, non posso. Questi sparano la strada. Di qui non puoi passare. Di qui puoi salire. Qui al centro c'è l'universo, che c'è?
Andiamo di qua. Vediamo. Che tipo di simboli sono? Mai visto nulla del genere. Non lo so, sembra una specie di meccanismo. Ma qualcuno ha sparso gli ingranaggi dappertutto. È stato Sir Francis? Chi lo sa. Speriamo di trovare la soluzione. Dobbiamo trovarla se vogliamo uscire. Ma che simpatico. Che simpatico è questo Sir Francis Drake. Allora. Vediamo se mettendole alla fico d'India. Ancora una grande. Piccina. Questo pannello decodifica le immagini. Che cosa vedi? Allora, uno è a forma di croce, mentre l'altro ha quattro cerchi. Ehi, su questi ingranaggi c'è lo stesso simbolo. Ah, i simboli sembrano ruotare in direzioni tra loro opposte. Ok. E questo che accidenti significa? Sono caduto come un imbecille. L'ho trovato. Bellissimo. Andiamo su. Comunque non va bene perché ho visto che ho messo una cosa che... Una crocetta. Ah, aspetta però. No. Ah. Così. No. Oh. Torniamo giù.
danno i brividi. Bellissimo. Voi aspettate qui, vado a controllare. Wow. Vediamo. Vediamo se abbiamo qualche tesoro. E sicuramente in qualche maniera dovremmo ricomporre una statua, sicuro. Quindi sono già stanco, c'è il fiatone. C'è il fiatone. Ho trovato un tesoretto. Il triangolino. E con questo mi gioco un poco. Sally, tirami l'accendino. Certo, ecco, tieni. Facciamo gli astronauti adesso. Le mani del Poppy no, Ok, non ha funzionato. Oh, devo diventare scemo adesso. Sa che devo diventare scemo. Ok, non funziona neanche così. Cioè, se li vado qua. Ah, era sbagliato anche questo. Devo essere un qualche aiutino qua. Come andiamo, ragazzi? Allineare i frammenti di statua con l'affresco sulla parete. Quindi pensi che dal punto giusto quegli affari assumano un senso? È quel che mi auguro. Che sarebbe lui? Ok, non funziona neanche così. Funziona neanche così. Ah, era sbagliato anche questo. Ehi, tutto bene laggiù? Devo allineare i frammenti di statua con l'affresco sulla parete. Ok, non funziona neanche così. Sbagliato anche questo.
Ok, non funziona neanche così. Allora, altezza ancora ci siamo. Ho sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Niente da fare. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. No. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Provando tutte. Sto provando. Era sbagliato tutte. Anche questo. Bellissimo. Ok, non funziona neanche così. Sbagliato anche questo. C'è qualcosa che non torna.
Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Qual è? Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così.
sbagliato anche questo. Po, 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 po. Ok, non funziona neanche così. Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Troverò e troverò e troverò e troverò questo inghippo. Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Mi sto stufando. Ah, era sbagliato anche questo. Pu, 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 pu. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Okay, non ci non siamo. Così. Ah, era sbagliato anche questo. Allora. Non vedo niente che dice sto libro. Le macchine. Sbagliato. Statua.
c'è, non funziona neanche. Non c'è, così. Non c'è. Ah, era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Che cacchio. C'è la sagoma. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Era sbagliato anche questo. Ok, non funziona neanche così. Difficilotto questo, eh. Per puro culo abbiamo trovato. Saltiamo su. Ultima occhiata. Le porte si chiudono. Ehi, la prima porta è aperta. Avanti. Andiamo. Beh, non è che mi... ispirano tanto queste allora, cose qua. Nate, Francis Drake ha mai trovato la città perduta che stava cercando? No, non direi. Sembra sia arrivato fin qui per girare i tacchi e tornare a casa. Tenendo nascosta questa piccolissima deviazione. Esatto. Ti sei mai fermato a chiederti perché? Che intendi? Non so, è che questo posto ha tutta l'aria di essere un... una tomba. Avvertimento, ecco tutto. Io non c'ho problemi. Siamo di nuovo quel cacchio di ragni. Ah, sembrerebbe un braciere decorato.
sotto. Gira, gira la ruota. Sarà altro enigma. Che mi venga un colpo. Wow. Le stelle. Com'è in alto, così è in basso. Sali, sembra una sorta di carta celeste. Molto probabile. Gli arabi si orientavano nel deserto usando le stelle, come i navigatori nell'oceano. Esatto. Riusciresti a usare queste costellazioni per trovare la città perduta? Senz'altro. Se un sestante, sì. In tanti anni di marina qualcosa ho imparato. Pensavo li avessi passati a migliorare il tuo rimorchio portuale. Il cosa? Ah, lascia perdere. Ehi, pensi di poterla ricordare? Oh, sì, ma sarebbe meglio copiarla, non credi? No, sarebbe meglio non farlo. Ehi, ragazzi, guardate. Disperazione, muerte. Beh, Allegro, sì, sì. Avete sentito? Ragni? No, no, no. Ma che cos'è? Via dalle pareti. Non mollare la torcia, ragazzi. Non lo sapevo io. Di ragni, che palle, di ragni. Le bestie sono un po' aggressive. Cazzo, la luce non sembra spaventare. Lo sto facendo. Possiamo andarcene da qui. Ok, restatemi dietro. Per sale. Mamma mia. Forse passiamo di qua. Dobbiamo aprire questa porta. Adesso è fuori Grifondoro, un ragno d'oro. Non si muove. Forse posso aprirla dall'altro lato. Allontanali con questo. Aiuto a Elena da questo lato. Vai. Sono entrata. Ah, Elena! Elena! Tutto ok là dietro. Sally, munizioni! Sally, mi servono ora! Prendi questo. Lei! Ma che cacchio. Allontanali con questo. Aiuto a Elena da questo lato. Vai, possibile. Come va, Elena? Elena! Tutto ok là dietro? Lo so, ti sto provando. Che cos'è? Un trappolo? Elena! Sarebbe meglio subito! Ok, ok! Sally, munizioni! Un attimo, ragazzo! Sally, mi servono ora! Logicamente qua non entrano dentro.
Ne ho abbastanza di quelle maledette bestiacce. Aspetta, sapevate di trovarle? E me lo stavate per dire, vero? Certo. Ehi, guardate qua. Abbiamo aperto un mondo di là. Non abbiamo capito niente. Siamo fuggiti. Non lasciarti ingannare dalla bellezza del mondo. È la chimera di un sognatore. Un miraggio nel deserto. Il calice della morte ti sarà versato. Magnifico. Beautiful. Dai, sali. È un inglese. Sì. No, in aramaico. Deve averlo scritto Drake. Ok, ok. Fatemi capire bene. Drake naviga per migliaia di chilometri alla ricerca di questa Atlantide del deserto. Certo. E quando finalmente arriva qui, non capisce più niente. Ciò che trova lo convince a girare i tacchi, tornare a casa e nascondere ogni traccia del suo viaggio. Esatto. Bellissimo. Ma tu vuoi proseguire, vero? Certamente. Sì. Per cosa? Per le ricchezze? No, per un ragno gigante. A te presto ascolto. Ti prego, fermami. Sì, Sally, ti prego, fermami. Qual è il vostro problema? Elena, dai, stavamo solo scherzando. Ascolta, hai vinto, ok? Sei stato più furbo di lei. Tu sai dove si trova la città. E Marlowe no. Perché non ti basta? Perché accontentarsi? Basta, cazzata nera. Non te la dà. Niente, povero Drake. Siamo là di prima. 32 colpi addirittura. Abbiamo fatto già il giro prima, mi pare. C'è un tubo. C'è un tubo da pigliare. Stiamo tornando fuori, dove siamo? Andiamo di qua, andiamo di là, scateniamoci, divertiamoci. Di nuovo qua. Al riparo, imboscata! Oh, merda. Elena, Sally, stati giù! Oh, cacchina, cacchetta, cacacuola. Io non vedo un accidente, però allora ci vediamo. No, 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 no. Oh, direi, metto qua. Arriparo, imboscata! No, merda. Elena, Sally, state giù! Corda. Solo. Bellissimo. Vedete altri? Dobbiamo trovare un'uscita. E come pensi di fare? Vieni qui, Nate. Ti spingo io. Aspetta un attimo, Gigetta. Aspetta un attimo.
Mi spinge lui. Aspetta, piglio tesoro qua. Occhio, ragazzo. Eccola. Attenti, vi mando giù la scala. Ok, occhio. Bene. Molto, molto bene. Very nice. Ma chi c'è fuori? L'esercito yemenita. Non ci sta nessuno. Ci sei? Ecco. 3.000 spari, 3.000 morti, non ci sta nessuno. Possiamo uscire armati. Ah, giusto. Anche se mi piacerebbe. Forza, la via sembra libera. No, come? Ora nessuno ha scritto niente, allora, qua mangiano, giocano a mosca cieca, che giocano. Ok, pugnale, che okay. Altra collana, bellissima collana, collanina con la nuccia. Allora, niente, contenti, tutti felici. Ehi, guarda là, dammi quel che pesa, quel che pesa. Che minchia, rosticini che fanno qua. Siamo usciti di qua. Qua non c'è niente. Andiamo, sono scalzi, le scarpe di Aladino che hanno. Le scarpe di Aladino, che sbobba, beh. Cravatte di lusso, banane di lusso, anguria. Una catrecca. Ok, quassù. Bene, qua qualcuno ha preso un orecchino, il mio signore, vi ho rubato un orecchino. Mi dispiace. Mi dispiace. Oh. Nate. Scappate. Scappate. Oh no. Ok, calma. State ragazzi. Lontano. Lontano. Che gli succede? L'hanno drogato. Cosa? Dai, portiamolo via da qui. Coraggio, figliolo. No. Vogliamo solo aiutarti. Lasciatemi stare! Oh no, Drake! Drake! Cala le bracche! Nate! Drake! Corre! In un mondo. Dove sono? Oddio! C'era tutto! Che confusione! Sarà perché ti amo! Che emozione! Mi sento ubriaco, no, stringimi forte, stammi più vicino, sto per rotolare, ma stammi qua con me. No. E ribaltati qua, che presto cadrai, boom. No. La sottana della signora, non puoi guardare perché. Rilassati, sinistra destra. Mi spiace. Mi spiace, minchia, sto andando. Sully! Sully non c'è. Ora sei da solo. Esatto. Ma adesso andiamo dall'altra parte, che succede? Mi sento molto ubriaco. No. Ubriaco, ubriaco, Adriana. Adriana. Dove sono, Adriana? Sai cosa vogliamo? Le tue amiche, che vogliamo? Devi fermarli, fermali. Non c'è. Cazzo.
Dai, che sta pieno. Dov'è? Sta pieno, guarda, pieno di ficca, guarda. Misteri d'Oriente. Aladino è qui. Ma dove siamo finiti? Questo non lo so. Non lo so. Per favore. Non lo so. I don't know. Catturato. Povero Drake. Chi l'ha catturato? Bentornato. Ti ho drogato. Mi dispiace. Ti sconsiglio di fare scenate. Non sei qui in via del tutto regolare, ricordi? Da cattiva. Verso grandi imprese. Dietro l'aria da sbruffone si nasconde ancora il piccolo randagio di una bomba. Eh sì, cara. Certamente. La psicologia. Non mi conosci. In realtà, credo che nessuno ti conosca meglio di me, Mr. Drake. Ovviamente questo non è il tuo vero nome, giusto? Ma non è certo questo il punto. La madre muore suicida. Il padre rinuncia alla custodia del figlio quando ha 5 anni. Infine è affidato al St. Francis, orfano trofio. Sembra di leggere Dickens. Lei non è di nostro interesse. A meno che tu, ovviamente, non ci costringa ad aumentare un po' la pressione. E cosa vuoi da me? Beh, per quanto mi costi molto ammetterlo, mi serve il tuo aiuto per trovare Victor Salva. Certo. Sappiamo già che conosce le coordinate per trovare i Ram. E come lo sapete? Ce l'hai detto tu, Nathan. A quanto pare la tua lealtà non è poi così incrollabile come credi. E chissà la sua. Cosa? Aspetta, a che gioco stai giocando? A nessuno. È solo che... Che bugiarda. Ormai è da un po' che ti abbiamo nelle nostre grinfie. Lui non si è certo precipitato a salvarti. Neppure quello di Cartagena fu un vero salvataggio. Ti vide solo come una risorsa da sfruttare. Furba, eh? Non so dove vuoi arrivare. Credimi, Victor pensa sempre e solamente a Victor. È la purissima verità. Lo scoprii proprio 20 anni fa. Mi sorprende che a te sia servito tanto tempo per arrivarci. Sprechi il tuo tempo, Milady. Può darsi. Ma fatto. Può darsi. Quando ti tolse dalle strade della Colombia 20 anni or sono, ti salvò davvero da quella vita? O ti ingabbiò? O piuttosto ti condannò a questa? Eccellente. Bene, Montgomery Burns è qui. Sullivan all'altro capo della città. Mi spiace, Nathan. Sembra proprio che tu sia stato rimosso dal tuo incarico. Cosa? Olli, papà. Tipo, Abdu salam, levoni qui. Levon de salam. Andiamo. Andiamo. Oh, di papà. Che musetta.
Corri piccino, corri. Questo canaglia. Gira a destra. Gira a destra. Prendi la scala. Fai un'inversione a U. Con la macchinina corriamo nel bazar. Il bazar. Ossia è una scimmia questo. Hop, hop. Hop. Incredibile amici. Incredibile. Di nuovo qua. Adesso. Ah, adesso ho visto. Ah. Sorpresa, coglione! Un colpo solo! Con un colpo solo! Di droghezzi vari. Corri piccolo, corri, 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 corri su, corri giù, corri destra, corri sinistra. Si ferma, si guardano. L'altro corre avanti. Corri Forest, corri. Avevo visto la porta qua. Diavolo è andato. È andato a trovare un braccialetto. Braccialettino, braccialettuccio. Questi sono sempre tutti tranquilli, va. Vediamo che bambino, che babbetto. No, non voglio il tuo civetto. Il bordello è che è mosche, moschino, moschetti. Schifo. Pesce. Pesce. Fedillo. Scusi. Scusi, scusi, scusi. Certo. Saltiamo per i palazzi dello Yemen. Tanto nessuno ci accorge della nostra presenza. Ovvio.
Ovvio che proviamo. Forza Talbot, comincio a stancarmi. Ovvio che crolliamo. Sia. Forza Talbot, comincio a stancarmi. Penso che Moira Orfei li prenderebbe subito da fare in circo con loro. Attraversiamo con la fune. Ma certamente i pendini. Mamma mia. Scusa. Su. L'esercito quando arriva. Combattiamo, tocca a te. Coraggio, stregone. Ari mortacci. Questo ragazzo l'ha sentito. Alibaba. Ti ricordi di me? Ramses. Certo. Dovresti ringraziarmi, amico mio. Già. Grazie. No, davvero. La donna mi ha pagato per farti fuori. Ma io? Io sono buono. Ti ho salvato la vita. Ora come ora, sono l'unico amico che hai. E cosa vuoi in cambio? E quindi pensi che io sia in debito con te, giusto? Sei sveglio, mi piace. Sei sempre un passo avanti. Ma la questione è molto semplice. Tesoro. I ram dei pilastri. Oh. Dove si trova? Non lo so, bello. Cazzate. Senti, se anche lo sapessi e te lo dicessi, a quel punto la mia vita non varrebbe più molto, no? Mio, senti. Ma sei un pirata. E un ottimo uomo d'affari. Mi devi un po' di rispetto. Ora proviamo di nuovo. Dov'è Iram Nathan? Puoi torturarmi quanto vuoi. Ok. Non posso dirti quello che non so. Forse no. Ma forse sì. Il tuo amico sarà più collaborativo. Cosa? Chi? Il tuo amico Victor Sully. Non vorrei farlo. Alla sua età potrebbe essere troppo per lui. Aspetta. No. Non mi hai dato altra scelta. Forse il tuo amico mostrerà un po' più di riconoscenza. Aspetta, lascia stare Sully. Addio, Nathan. Non osare toccarlo. Sarà molto divertente. Eccola. Eccola. Capitolo 12, rapito. Non vuoi dirci quello che vogliamo sapere? Preso calcio e pugni. No. Non ti dico niente. Nothing. Stop. Eccola. No. E lo getto.
Senti solo. Sono gemelli diversi. Incredibile. Incredibile. Eccolo qua. Chi è questo? King Kong. Da dove sbuchi? King Kong. Incredibile. Resta giù. Incredibile. Abbiamo fatto fuori tutti. Saltello qua. Noi siamo in una nave, siamo. Che cliché. Tu. Bene ragazzuoli, penso che per oggi staccherò. È stato un piacere avere la vostra compagnia. Continuate a seguirmi, a seguirci. E ringrazio tutti quanti. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. E ciao, alla prossima.